Ciao ragazzi, oggi stampiamo creazioni 3D con la nuova 3D print shop Daidu 3D, con tre diverse modalità di gioco. La 1 andiamo a stampare oggetti da stampi che sono già pronti, la 2 andiamo a realizzare i nostri stampi utilizzando delle piastrine prefinite e nella 3 possiamo duplicare un oggetto che scegliamo noi. Ma partiamo come sempre dall'unboxing della confezione e dalle istruzioni, che sono visuali, molto chiare e passaggio per passaggio ci insegnano proprio a realizzare il nostro oggetto. Modalità 1, modalità 2 in cui facciamo lo stampo con le piastrine prefinite, modalità 3 duplichiamo un oggetto che non deve essere tessuto, non deve essere poroso, e poi possiamo ovviamente anche assemblare, vedremo come nella terza parte del video, gli oggetti che abbiamo realizzato. Questa è quel gioiellino che è la 3D Print Shop, che per funzionare ha bisogno di, come alimentazione, di 4 pile stilo AA che andiamo ad inserire qui sul suo fondo. Ma ora andiamo a vedere, apriamo il coperchio, tutti i passaggi di creazione che sono numerati proprio sulla stessa 3D Print Shop. Quindi numero 1, alziamo lo stantuffo. Numero 2, inseriamo la cartuccia con l'inchiostro che andrà a solidificare. Dove? Nella camera di indurimento. Andiamo ad alzare la camera di modo che lo stampo vada proprio a prendersi l'ugello da cui scende proprio l'inchiostro. Poi andiamo a togliere il tutto e a prendere lo stampo da cui prenderemo la nostra creazione. Insomma, lo faremo tra un attimo. Questi ragazzi sono le piastrine che ci permettono di realizzare molti oggetti. Abbiamo oggetti veramente molto cute, molto carini. Guardate questo elefantino, questo charm, questa coccinella. Ok, sì, è quella che useremo tra un po' quando faremo la seconda creazione che vedremo con la 3D Print Shop. Abbiamo l'ossicino, abbiamo il vasetto di mele, ci sono fiorellini, ci sono tante piccole creazioni che possiamo realizzare. Avete visto proprio come c'è il tubicino dove passerà l'inchiostro, uno stampo vero e proprio come quelli veri con cui si fanno i giocattoli. Questa è la magica formula 4D, questa sostanza che adesso è solida ma che poi diventa malleabile quando la immergiamo in acqua calda. Vedremo anche questo processo, diventa proprio una vera e propria, sembra quasi liquid glass, diventa proprio molto malleabile. Questo è il nostro portastampo per la modalità 3, questo accoglierà invece il nostro stampo nella modalità 1 e nella modalità 2, e questo è invece proprio il portastampo che inseriremo nella camera di indurimento. Questi sono gli stampi già pronti, abbiamo un orsetto, abbiamo uno stereo e abbiamo poi, eccolo qua, un hamburger che possiamo andare a realizzare ipso fatto subito. Qui abbiamo una vaschetta per raccogliere il nostro inchiostro per fare ad esempio delle unioni, come faremo. E questi sono gli inchiostri in dotazione, abbiamo il rosso, abbiamo il blu e abbiamo i beccucci proprio che poi andranno a mettere l'inchiostro, tra cui passerà proprio l'inchiostro all'interno del nostro stampo. Poi abbiamo i refill, abbiamo 5 altri colori che si possono acquistare per fare altre creazioni con la 3D Print Shop, comprese ovviamente anche di Formula 4D all'interno. Prima modalità di gioco, alziamo lo stantuffo e scegliamo l'inchiostro. In questo caso ho scelto l'inchiostro rosso, lo stappiamo, poi ci mettiamo la punta e poi lo mettiamo nell'apposito vano che abbiamo visto prima essere il numero 2. Quando l'inchiostro è nuovo, proprio perché c'è tanto inchiostro, tende a cadere una prima goccia. Allora noi la fermiamo andando con una salvietta che abbiamo visto con la Daidu 3D Vertical essere proprio la soluzione di pulizia con questo inchiostro poi ad indurimento. Andiamo ad inserire lo stampo, vedrete tra un po' che ho scelto l'orsetto. Alziamo il nostro stampo di modo che combaci perfettamente il canale di iniezione dove entrerà l'inchiostro con la mia cartuccia. Abbassiamo la leva, parte una luce, adesso accelero il video perché vedremo pian piano l'inchiostro che entra. Vedete, si forma l'orsetto. Quando vediamo che l'inchiostro inizia ad uscire, allora è il momento di tirare sulla leva, andare a mettere il coperchio, perché solo col coperchio inserito possiamo schiacciare il bottoncione e far attivare la luce LED UV che poi fa partire il processo di indurimento, che dura per 1 minuto e 30 secondi, dopodiché blinkerà la luce e allora siamo pronti, possiamo togliere lo stampo dalla nostra camera di indurimento e vedere se è successa la magia. Se abbiamo un oggetto molto spesso è meglio dare anche due schiacciate e fare quindi 1 minuto 30 più 1 minuto 30 perché si indurisca per bene. Vado a richiudere la mia cartuccia e adesso ragazzi vado a togliere dallo stampo il tutto. Eccoci qua che arriva il mio vero e proprio stampo, e ora la magia di andare ad aprirlo e vedere che, oh, eccolo qua ragazzi, vediamo il mio orsetto. Sì, è venuto, è come quando studiavo all'università gli stampi, c'erano anche gli sfridi, ovvero gli scarti di lavorazione, che come vedete ora l'inchiostro si è indurito. Possiamo andare quindi semplicemente a staccarli con un click, perché sono pensati apposta per essere facilmente staccati. Guardate la lucidità, anche è venuto proprio lucido, la superficie è bella omogenea, senza bolle, proprio perfetta. Vado a togliere a ditona proprio il grosso degli scarti, degli sfridi, e dopo con le forbicine da unghie vado a perfezionare per bene il mio oggetto, la mia opera, e guardate qua che risultato super cute. Seconda modalità di
gioco quella dello stampo fai da te con la piastrina prefinita già presente nel set. Qui faremo una coccinella charme, dopo vedrete cosa succederà di lei, ma lo vedremo tra un attimo. Prendiamo la formula 4D, la andiamo ad ammorbidire di modo che sia lavorabile, la inseriremo nello stampo da una parte e dall'altra, metà, la piastrina, stamperemo il tutto e poi avremo la cavità necessaria per andarci a mettere l'inchiostro. Ma partiamo dalla formula 4D. La tagliamo a metà perché è proprio pensata nella quantità giusta, metà in metà stampo e metà nell'altra metà dello stampo. Per andare ad ammorbidirla, allora, 1,5 minuti di acqua in microonde a metà della potenza, credo che siamo circa, se non avete microonde, sulla 60ina di gradi, quindi non ci mettiamo le mani dentro, ma ci aiutiamo con una forchettina di plastica, ad esempio, a tenere sempre sotto, proprio sotto il livello dell'acqua, la formula 4D per circa una 30ina di secondi. Come se fosse la pasta, andiamo con la punta della forchetta a sentire. Quando la punta entra, allora vuol dire che è lavorabile. Togliamo la nostra formula 4D, che a questo punto diventa una specie di pasta modellabile. La andiamo ad asciugare, un po' di carta cucina assorbente, di modo che togliamo l'acqua. A questo punto guardate che lavorabilità, sembra liquid glass. Andiamo ad inserirla metà in metà dello stampo, l'altra metà nell'altra metà dello stampo. Qui stiamo attenti a schiacciare per bene per evitare delle pieghe che poi si potrebbero vedere nel nostro oggetto finito. Prendiamo la piastrina e andiamo a pigiarla per bene. Così come per l'acqua calda, per scaldarla e per lavorarci sopra, cioè metterci dentro la formula 4D, ci facciamo aiutare da un adulto, lo stesso vale per questa operazione. Nel senso che qua ci vuole un po' di forza per schiacciare per bene la formula 4D e far uscire poi la formula 4D in la pasta, chiamiamola in eccesso. Poi vado nell'altra metà dello stampo a fare la stessa cosa, poi unisco le due metà e schiaccio bene. Anche qua vi dicevo, bisogna essere un po' forzuti e schiacciare per bene per far uscire proprio la formula 4D in eccesso e quindi poi avere quello che sarà lo stampo. Come vado a indurire la formula 4D? O aspetto a temperatura ambiente, oppure 2-3 minuti nell'acqua fredda ghiacciata come ho fatto io, e adesso la formula 4D è tornata rigida come era prima e vedete che effetto perfetto che si è ottenuto. Ho fatto anche la rima, effetto perfetto dello stampo, con anche i canali proprio dove va l'inchiostro in eccesso, il canale proprio dove va di iniezione ad entrare l'inchiostro, è perfetto. Sono contento di aver fatto uno stampo fai da me. Vado a togliere la formula 4D in eccesso, anche in questo caso utilizzerò le mie forbicine per andare appunto a togliere quella pasta che mi sarebbe di impedimento quando vado da un'asciugatina a mettere lo stampo all'interno del portastampo, cioè di quel cilindro che poi mi fa mettere lo stampo nella mia camera di indurimento. Quindi vado di forbicine, se per caso ho troppa pasta e formula 4D e non entra tutto nello stampo, vado sempre di tagliuzzo finché raggiungo la misura corretta per entrare poi agevolmente, un po' di spinta ovviamente bisogna darla, all'interno del cilindro. Il cilindro poi che porta lo stampo tiene molto ben attaccate queste due parti che ho realizzato già qua. Capite se già lo stampo è venuto bene, andate a schiacciare per bene all'interno, ci vuole anche qui un po' di forza, e una volta schiacciato lo stampo è pronto. Scegliamo il colore, come prima lo inseriamo nel vano, il procedimento a questo punto è lo stesso, andiamo a metterci dentro l'inchiostro facendolo colare in questo modo. Quando vedo che c'è troppo inchiostro inizia a fuoriuscire, si intravede la cucinella, fantastico, allora è arrivato il momento di accendere 1,5 minuti la nostra luce LED UV, togliere il coperchio e abbiamo il nostro stampo. È un'emozione andare ad aprirlo perché un po' ti dà quell'effetto sorpresa. Eccolo qua, lo stampo si apre, vediamo ragazzi, è venuto, sì è venuto, anche coi canali avete visto dove va l'inchiostro in eccesso, veramente fantastico. Togliamo il tutto ed ecco la nostra cucinella lucida, guardate i dettagli, proprio le alette della cucinella, i puntini, le antennine. Vado a togliere come ho fatto per l'orsetto e alla fine ottengo così una superficie bella bella liscia, volendo, secondo me, se volete essere proprio artigiani precisi della stampa 3D, anche una bella limata con la lima. Ed ecco qua la cucinella a cui ho tagliato lo charme, perché ci servirà per la terza cosa, ovvero quello che è lo stampo fai da te, cioè dell'oggetto che andiamo a replicare. In questo caso cosa andiamo a replicare? Allora, prendo la mia formula 4D, la vado come prima ad ammorbidire per bene e la inserisco in metà dello stampo. Eccola qua inserita, vado a schiacciare per bene e ora ragazzi, che cosa spunta? Cosa servirà la coccinella? Un anello, perché la coccinella sarà la decorazione dell'anello. Così vediamo come andare a replicare un oggetto, in questo caso un anello, vi dicevo, un oggetto che non deve essere poroso, non deve essere
non deve essere di tessuto, e lo vado a schiacciare per bene qua dentro. Utilizzo un po' la piastrina per tenerlo vicino, schiacciarlo bene bene all'interno. Vado a raffreddare, vado a togliere l'anello e ottengo poi quello che è il mio stampo. Quindi vedremo la tecnica della replicazione, che è questa che abbiamo visto adesso, e poi anche dell'aggiunzione di pezzi, perché attaccheremo la coccinella all'anello. L'anello lo facciamo viola utilizzando i colori refill a disposizione. Grazie al porta stampo che ho a disposizione, il porta metà stampo, vado a inserire il mio futuro anello, meglio lo stampo, sotto il getto d'inchiostro. Vado a gettare l'inchiostro, sfrutto la gravità e anche la spatolina che ho a disposizione per far andare l'inchiostro tutto in giro proprio nella circonferenza che ho creato. Quindi vado un po' giù, su, eccetera. Avete visto come si spalma per bene l'inchiostro, tanto non si induisce perché ha bisogno della luce LED. Con la spatolina vado a togliere l'inchiostro in eccesso, e se resta qualche strisciata di inchiostro non c'è problema, perché poi, vi ricordate, lo andiamo a tagliuzzare, lo andiamo a limare, insomma facciamo proprio gli artigiani della stampa 3D. Andiamo a mettere il coperchio, accendiamo la luce, gli ho dato due schiacciate in questo caso per essere sicuro che fosse ben asciutto, e poi lo vado a togliere con delicatezza, perché comunque è rigido, vado a toglierlo proprio dallo stampo. È venuta una piccolissima bolla, Davide, ma non c'è problema, perché lì sopra andremo a metterci poi il nostro charm. Vado con le forbicine a tagliare, lì infatti ci andremo a mettere la coccinella e faremo un anello coccinella. Quindi avete visto come si possono fare anche oggetti assemblando e di colore diverso. Cosa ho fatto utilizzando dell'altra formula 4D? Un portanello, di modo da avere poi un supporto per attaccare la coccinella, come vedremo adesso. Ho utilizzato poi la vaschetta a disposizione per avere un po' di inchiostro da poter spatolare, eccolo qua, con la spatolina qua sopra. L'anello se ne sta sul portanello che mi sono inventato. Poi il bello appunto che si possono personalizzare le cose, perché con questa 3D print shop si può creare proprio. Vado a metterci la coccinella sopra, la coccinella se ne sta bella lì sopra, poi vado a fissarla per il mio minuto 30 e ragazzi, il risultato finale è l'anello vero e proprio. I dettagli sono venuti veramente molto bene. A questo punto manca solo la modella a cui regalare l'anello, per cui ecco qui Ale, andiamo ad infilare l'anello, che è anche bello resistente poi una volta che si è indurita, ed ecco qui il risultato finale. Con 3D Print Shop possiamo veramente pensare di fare di tutto. L'unico limite sono le dimensioni, per cui deve stare all'interno dello stampo, ma tolto questo limite, ma poi la creatività si sa viene fuori alla grande quando ci sono i limiti, come dicono i grandi creativi, si possono realizzare un mondo di cose. Vi ricordo che ci possiamo incontrare il prossimo 18 novembre a G Come Giocare a Milano, alla Fiera del Giocattolo, per un laboratorio con Aidu 3D grazie a giochi preziosi. Trovate le info qua sotto nelle info del video. Se questo video vi è piaciuto ragazzi, un pollicione. Per domande su 3D Print Shop vi aspetto qua sotto nei commenti. A presto, alla prossima. Ciao ciao, Davide.